Presidente Scaroni, quindi lei crede che ormai San Siro rappresenti il passato? Ma, da un punto di vista funzionale lo è di sicuro, è uno stadio come si faceva una volta. Bellissimo, stupendo, siamo tutti affezionatissimi, però bisogna sapere riconoscere qual è il futuro e qual è il passato. Ma se voi andate il giorno dopo il derby e lo vedete vuoto, sembra una balena arenata sulla spiaggia. È un animale morto, non è più, avete visto anche nella presentazione, non si può più tenere in queste condizioni. Ci sono degli elementi di sicurezza, ci sono degli elementi anche di visibilità. Se uno sta nel primo anello, nella parte interna degli skybox, non riesce a vedere l'effetto del tifo, vede a malapena il campo. Con un po' di rammarico per San Siro, il nostro Giuseppe Meazza, però io penso che quello rimarrà nei nostri cuori per sempre. Non è qualcosa di diverso, è nell'area di San Siro, è attaccato a San Siro, ma San Siro che vediamo oggi sono San Siro diversi. C'è stato un San Siro per chi c'era nel 1926, c'è stato un altro San Siro per chi c'è a partire dal 1957, un altro San Siro ancora nel 1990, e speriamo che quanto prima ci sia il quarto San Siro. La Forza Italia Milano sta raccogliendo delle firme contro lo stadio. Ecco, io evidentemente non sono Forza Italia Milano. Perché sono totalmente, certo che è una notizia, sono totalmente a favore a questo stadio. E non capisco come si possa essere contro. Nella presentazione abbiamo un po' voluto sottolineare quali sono le criticità legate a una ristrutturazione che comunque dovrebbe essere una ristrutturazione invasiva e che alla fine snaturerebbe San Siro e quindi quella iconicità di San Siro. Di conseguenza noi pensiamo che intervenire in maniera così radicata non sia la soluzione corretta.